È il momento di far correre un po' dei nostri mostri, perché siamo su Monster Lab, il gioco dove dobbiamo completare tutti i livelli, correre e sbloccare i mostri più spaventosi del mondo. Qual è il mostro più spaventoso del mondo, Ninna? Sei tu il mostro più spaventoso del mondo. Ecco, bene, bellissima risposta, partiamo alla grande. Ma spiegami perché tu hai il cappello e io no. Ma perché io sono un figo incredibile con il cappello rosso, è ovvio, dai. Si mette così, no. Insomma, vabbè. Comunque, Monster Lab è questo gioco bellissimo. Io sono già forte su questo gioco, eh. Guarda, praticamente ho già questi personaggi sbloccati. Guardali, guardali. C'ho pure il Grinch, ma soprattutto... Il Grinch, che bello, tutto verde, lo vorrei. Sì, sì, ma soprattutto, guarda un po' là chi c'è. Guarda un po' là chi c'è. Huggy Wuggy! Ah, fa paura! Abbiamo già sbloccato Huggy Wuggy su Monster Lab, ma guarda quanti personaggi ci sono ancora da sbloccare. Sai che ti dico, ora li sbloccherà tutti. Ok, va bene. L'obiettivo di oggi è sbloccare Kissy Missy, l'amica, la fidanzata, la moglie, ancora non si è capito, di Huggy Wuggy. Ce la faremo? Kissy chi? Di Kissy Missy, Ninna. Io ho paura di Kissy Missy, allora. Allora, io non ti dico niente. Che devo fare? Io non ti dico niente, vediamo come giochi, perché io sono già un campione, aspetta, ovviamente. Ma perché gira questo coso? Non capisco. Ok. Uccidiamo tutti. No, tecnicamente li dovresti schivare, quelli sono le guardie scienziate. Appunto. Vabbè, va bene così. Ok, la testa. Ma non è... Ma va bene o no? Non capisco cosa sta succedendo. Va bene, ma adesso devi combattere contro il mostro finale. Guarda. Ok, grazie. Livello completato. Hai fatto un casino svergognoso, però ce l'hai fatta, brava. Ma sei zitto, è stato facile. Quindi ora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo vinto? Hai vinto un livello, cioè ora non è che hai vinto tutto. Hai vinto un livello, ti faccio i miei complimenti, ma siamo bello... Ah, eccoci qui. Ok, perfetto, questa pubblicità bruttissima. Quando è che possiamo andare via? Allora, vediamo se schippo e non succede niente. Allora, andiamo a vedere un attimo qua mostri com'è la situazione. Praticamente il prossimo mostro che sbloccheremo noi è lui, vedi? Ci manca la gamba. È l'omino Michelin! Esatto, è l'omino Michelin, okay. Molto spaventoso. Che schifo, a me fa proprio schifo l'omino Michelin. È bellissimo, è tutto morbidoso, è un cuscino. È uno pneumatico, vabbè, sì, comunque vabbè. Vai, vediamo un po' allora, in cosa ti trasformerai oggi. Oh, lo vedi? Lo vedi? La vedi la testa? No. È la testa di Huggy Wuggy. Schifa. Bravissima. Schifo. Okay. Ok, prendiamo questo che ricaricano. Più mangi. Ciao! Più mangi e più ti trasformi, Ok. Più mangi e più ti trasformi. Ma questo... Ci sono gli scienziati. Ci sono gli scienziati che ti danno. Hai preso 10. Hai preso il massimo, Ninna. Hai preso 10. Stai a scuola. Quando prendi 10, che succede? Non lo so, perché io prendevo sempre 10. Ah, ok. Cioè, non prendevo mai 10. Ah, ecco, beh, infatti. Quindi ora abbiamo le minimis. Perché non ce l'abbiamo? Tecnicamente quando fai un livello... Ah, fammi provare a me. Fammi fare una parte. Ma io sono più brava. Voglio vai. Giocare io. Sì, guarda, vediamo. Ci scommetti che faccio un livello perfetto? Allora prendi. Ah, ma tu non hai nessuno che ti rincorre. Eccolo. Guarda quante cose hai tu da prendere che sono verdi e buone. Guardalo. Schivo. Oh, ma c'è un salto da fare qui. Vai. Ottimo. Schivato. Come fai a schivarli? Perché sono il campione del mondo. Io sono il re dei giochi per telefono. Sì, solo perché eri già qua. Il Grinch gigante. Grinch vs Grinch. Ah no, io sono un mostro. No, io tu sono... sei un coccodrillo. Sono un coccodrillo. Oh, sto per morire. Stavo per morire, Ninna. Perché non sei bravo. Abbiamo sbloccato l'omino Michelin. Ed eccolo qua, signore e signori. E questo me lo utilizzo io, ovviamente. No, hai detto che non ti piaceva, il mio. E dai, però. Solo uno. Oh, grazie. Ed eccolo qui. Ma si parte. Let's go. Allora, vediamo. Ecco la gamba. Che c'è? Io, intanto che tu giochi, io faccio vedere una cosa. Tu non ti distrarre. Ma guarda che panzone. Guarda che panzone. No, vabbè. Ma Ninna, ma stai vedendo che panza che c'ha questo? Guarda che panza che c'ha questo. Matti, ma mi rispondi? Io ho fatto vedere una cosa che non si poteva far vedere. Il nuovissimo album di Ninna e Matti. Ma sei impazzita? Ragazzi, finalmente il nostro album di figurine uscirà il 4 aprile in tutte le edicole. Ma voi potete già preordinarlo. Dove? Su ninnaemmatti.it. Mi raccomando, falsacchiotti, preordinatelo tutti, perché sarà bellissimo. Esatto, perché se lo preordinerete sarete i primi a riceverlo e avrete un regalo speciale, che è esattamente un omino Michelin in casa. No, non è vero,
non avranno quel regalo speciale. Infatti nessuno mi nomina Michelin. Comunque Nina, se vuoi ti cedo il comando, perché qui noi stiamo andando alla grande, però diciamo che non abbiamo ancora completato l'obiettivo di oggi. Cioè qual era l'obiettivo? Trovare Kissimissi, la dobbiamo sbloccare. Ah, Nina. Giusto, mi ero di... Molto complicato, molto complicato, attenzione. Sai cos'è difficile per cosa? Me? Schivare quegli omini che mi odiano. No, no, non li devi, vabbè, in realtà li puoi anche colpire, vedi, sei così. Ah, ok. Così omino Michelin panzone, che ce la fai comunque. Cos'è, un corvo? Oh cavolo, stai attenta. Corvo, vai via, vai via. Ti stava per far fuori. Fuori. Molto pericoloso. Ma cosa stiamo per sbloccare secondo te? Secondo me è il corvo che ho appena fatto fuori. Dici? Uh-huh. A me, non lo so, a me sembra un personaggio diverso, ma non so dirti ancora il nome. Comunque, sicuramente non è Kissimissi. Ma siamo a livello 28? Sì. Oh, livello 30 è un buon obiettivo secondo me, è un buon trovo. A livello 30 si sblocca Kissi. A livello 30 si sblocca Kissi? Sì. Ma allora, dimmi un secondo, no? Sì. Ma che cosa stai aspettando? Ma lo vuoi far partire sto livello? Ho capito, mamma mia. Sto giocando, io ho paura di tifosi. Me ne sono accorto perché c'è Urli. Questo orecchio io non ce l'ho più, praticamente mi si è disattivato. Oh, no? Sì. Non so se te ne sei accorta, ma in chi ti stai trasformando? Sono l'uomo secco. No, sei... uno steccoletto. Sei Sirened. Sirened, Sirened. Ah, Sirenet. No, che Sirenet. Ah, Sirenet. Eccolo, Sirened fa paurissima. Guarda che testa che c'ha sto stupido. Ma chi è? Ti ho capito. Chi è? Willy Wuggy. Oh no, intendi la versione oscura di Huggy Wuggy? Sì. Porca miseria, se sblocchiamo lui, Nina, io chiudo il gioco, Vado, devo vedere chi è, sono troppo curiosa. Ok, allora, let's go. Falsacchiotti, se ancora non l'avete fatto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale di Nina Matiz Games. Attenzione. Ok. Ora mi sto trasformando nell'uomo pesciolone. Vai. Che se ti trasformi nell'uomo pesciolone, noi intanto arriviamo a 100.000 iscritti, perché non ci siamo ancora arrivati. Sì, infatti. Nina Matiz Games. Attenzione, si vuole. No, forse era il Grinch, non è l'uomo pesciolone. Ah, sì. Grinch contro uomo corvo. Oh, ti sta battendo, no, 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 ti sta battendo. Mamma mia, Nina, un altro pugno. Troppo facile. Un altro pugno e ti stendeva. Ancora non si riesce a capire. Ci stanno tenendo sulle spine. Willy Wuggy si sta avvicinando. Sì, ma posso fare un livello io adesso? Okay. Grazie, perché guarda un po' che ti mostro qui. Cosa? Dun 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 dun. Cos'è? Come cos'è? Che cosa hai fatto? Anch'io l'ho fatto. No, ma no, 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 non è proprio la stessa cosa, Nina. Io in questo momento sono diventato Matiz Pro Gamer. Vedi? Sono Matiz Pro Gamer. Io sono Ninaz Pro Gamer. Ma vabbè, dai, senti, la lasciamo stare, va. Next level, siamo a livello 30. Livello 30, 33, trentini entrarono a Trento. Tutti 33 trentellando. Esatto, esattamente quello. Guarda, sei un orsacchiotto. No, Nina, non è un orsacchiotto. Come no? Sei pronta a scoprire cos'è? Catwoman. Allora, la prima parte l'hai indovinata. Catboy. Cat. KitKat. Un KitKat. Sì, esatto, nello scorso video questo lo chiamavo KitKat. 10. Cat 10. Yeah. Ma non ricordo come si chiama. Nei commenti, scrivetecelo nei commenti come si chiama sto mostro. Io che non me lo ricordo. Saperlo. Non me lo ricordo, ma forse ora abbiamo sbloccato. Ah, non abbiamo sbloccato niente. Dai. Aspetta, da qua riesco a vedere la faccia. Ho capito chi è. Chi è? L'uomo piovra. L'uomo piovra? No, no, questa è la faccia d'alieno. No, è una piovra. L'uomo piovra, vabbè, nel dubbio, mentre tu parli io mi faccio un altro livello, Okay. Che qua è livello... Ops. Ho sbagliato. Anzi, facciamo un esperimento. Vediamo che succede. Sbagliali tutti. Vado su tutti i rossi? Sì. Vai, tutti i rossi. Guarda, che schifo. Diventa bruttissimo. Ma che schifosità è questa? Perché sei tutti gli uomini. Praticamente su Monster Lab ogni volta che tu sbagli ti trasformi in un mostro diverso. Ma forse è potenziato. Un mostro potenziato. È un mostro potenziato. Vai! Il mostro potenziato vince. Ma che schifo. Eccola, vedi? Te l'ho detto, è una piovra. Ma che piovra? È un alieno qui. Questo è Alien. Non so nemmeno come è fatta la piovra. Alien l'alieno. Va bene, ti concedo di fare un livello. Okay, ma solo uno, perché ormai, vabbè, abbiamo già capito chi è il più bravo tra me e te. Io. Va bene, allora, livello 3. Eccolo, questo è il livello 33. Questo è difficilissimo, Matti. Stai attenta che è pieno di mostri. È il livello più difficile del mondo.
più che altro si stanno allungando i livelli, ci hai fatto caso? E infatti, ora sta correndo tantissimo, io non correrò mai così. Non so se ci hai fatto caso, ma ogni volta che tu colpisci un cacchio di coso, tu perdi vita, ok? Io perdo vita, ma sono sempre più brava, guarda, 10 su 10 su 10. Sì, su sì, 10. Ti voglio vedere poi quando combatterai contro un mostro, se ce la fai a vincere, se ti fai danneggiare sempre. Andiamo? Ma scusami, se devo recuperare. Se tu hai paura di un mostro, no? Sì, 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 sì. E sei un mostro, cioè tu sei un mostro. No, tu sei un mostro. Ma tu sei un mostro. No, tu sei un mostro. Ma chi è che chi è che sta giocando in questo momento? Io, ma sei tu il mostro tra noi due, sei proprio brutto. Ma, guardate, mani in alto, io non sto facendo niente, lei invece sta comandando un mostro. Mani chi in è alto, il mostro? Verrai arrestato. Mani in alto, oh mio Dio! Ah, frutta VS frutta! Ma che... È una barbabietola. Una barbabietola mosta. Uh-huh. È un barbamostar. Yes. Che schifo. Ce l'abbiamo fatta. No, manca una gamba ancora. Manca una gamba. Fa fallo tu. Va bene, prossimo livello. Comunque ho una brutta notizia per te. Non so se ci hai fatto caso. No. Ma ora che sbloccheremo la gamba, avremo sbloccato un nuovo personaggio. E non c'è ancora Kissimissi. Esatto, mannaggia la miseriaccia. Sai straccia. Perché non c'è Kissimissi? Perché? Perché non siamo abbastanza mostri. Hai ragione, c'è un problema. Potresti dare un'occhiata? Cosa? Ecco, beh, io no, sono l'omino Michelin, giusto? Hai una gamba Aggie Waggie. Sì. Oh, oh, sono l'omino Michelin con la gamba di Aggie Waggie. Oh, no. 6, 8. Ma guarda quanto è figo però. Ma tu fai schifo a questo gioco. C'ho una gamba ciccione e una gamba minuscola. Ok, mi sa che questa volta... Non sei bravo, non sei bravo. No, e soprattutto non ci hanno dato la gamba dell'alieno. Uffa, ma ti impegnati però. Ok, ok, promesso, promesso. È così semplice. Mi trasformerò in gattino Willonio. Il nostro gatto Willy è un mostro sicuramente. Esatto, Willy il nostro gattino, per chi non lo conoscesse, vabbè, siete dei pazzi incredibili. È un gatto molto molto cattivo, quindi è un mostro. Ma tu sei più gatto o più mostro? Ninna. Sei un gatto? No, no, Ninna. Sì? Un mostro libraio? Ah, lui tira i libri, stai attento perché i libri sono malissimo. Sì, vabbè, che... è proprio un napo. Mamma mia, che noob. Meno noob, male. Noob vs pro vs hacker. Ma chi sarà il pro e chi sarà il noob tra me e te? Che cos'è un hacker? Un hacker è tipo il maestro mondiale di questo gioco. Ovviamente sono io. Ah. E tu invece sei noob o pro? Cos'è noob? Noob è quello che sei te. Una principessina carina. Noob è la più scarsa del gioco. Cioè tu vai. Intanto io sono riuscita ad avere quell'uomo lì, l'uomo di Hai preso sia il barile che il nemico arancione. Cioè due in uno, ragazzi. Pacchetto completo. Diamo un nome ai nemici arancioni. Secondo me sono uomini tutoni. Secondo me sono scienziati pazzi. No. Eccoli, questi sono. Questi sono i 10 su 10 su 10. Una rana. Beh, adesso c'è. Finalmente. Io ho una domanda. Non possiamo combattere. Cioè, non possiamo fare la corsa con quella skin. Beh, adesso se teoricamente se lo selezioni, dovrebbero darcelo. Oh mamma mia. Non mi piace per niente. Vado io? Sì, però mi piace. Aspetta un secondo perché mi è venuta un'idea. Cosa? Cioè, ora che noi abbiamo sbloccato lui, abbiamo questo prossimo personaggio da sbloccare. Il punto interrogativo. Chi è? È Kissy. È Kissy. È Kissy. E andiamoci a sbloccare la Kissimissy. Ed ecco. Guardalo che mi sto trasformando per la prima volta. Guarda, è già bruttissimo. Che brutto però, fa proprio schifo. Ma poi perché ho i capelli rossi? Ecco, ora non ce l'ho più rosa. Posso dire che questo gioco è un po' inquietante? Beh, è la corsa dei mostri, Ninna, mi sembra ovvio. Oh! Oh, oh. Quella è un'alce! Una è l'alce di Babbo Natale. L'arena di Babbo Natale, è brutto. È un calcestruzzo. No! È un calcestruzzo. No! Oh, è eliminato! Era Rudolph. Vediamo un po' se abbiamo sbloccato. Ah, no, vedi, new part. La nuova parte si sblocca al prossimo livello. Vabbè, giocherò io. Corri, vai. Corri più che puoi, vai. Monster Lab, Monster Lab. Come avevamo detto che si chiamano gli strangolatori arancioni? No, uomini tutoni. Uomini tutoni. Vai, uomini tutoni. Oh, ho spaccato il muro. Oh, Matti, non puoi. Poi devi ripulire. Ho rotto il muro. Vai avanti. Oh, yeah. Oh. Uomini tutoni. Uomini tutoni. E chi vediamo? Se lo becca? Ma chi se lo becca? 10 su 10 su 10. Oh yeah, sono troppo bravo, dammi un bacio. Non mi hai dato un bacio? Stavo per leccare il naso. Beh, vai avanti tu. Oh, ma perché? Che braccio è questo?
che cavolo è Pinocchio, eh? Pinocchio! Chi è che indossa una maglietta a maniche corte gialla? Pinocchio. Va bene, allora continuiamo a superare. Ragazzi, io non ho mai visto un mostro del genere, eh. Io sì, Pinocchio. Ma che Pinocchio? Ma sì. Pinocchio non è un mostro. Ah, Nina, lo dici tu. Ah, oh, non mi importa, vai avanti. Dai, Mati, non mi devi far scontare. Ah, non mi importa. No! Si è andata su The Florislava! E quindi? Oh mio Dio! No, no, Mati, ho paura! Oh mio Dio! Lei mi fa fuori, mi fa fuori! È lei quella a maniche corte! È la bavola di Squid Game! Stiamo per sbloccare la bavola di Squid Game! Mannaggia la miseriaccia! Livello 40 intanto! Ma Pinocchio un corno, Ninna! Io ho paura della bambola di Squid Game! Ci può far fuori in un secondo! Anzi, secondo me, sai che ti dico? Mm-hmm. Quando arrivi lì davanti, non devi correre! Non devo correre, è vero, perché lei gioca un 2-3 stella! Esatto! Oh, mamma mia, che paura! Io, Ninna, ti devo dire la verità! Sì. Quando ti ho detto di giocare a Monster Lab, pensavo davvero di sbloccare Kissy Missy! Invece... Forse Kissy Missy è quella finale! O forse la bambola è solo un travestimento? E dentro c'è chi... Guarda là, papà! Anzi, sai che ti dico? Ora... Ecco, esatto, fai bene, Ninna. Io intanto vado avanti perché sinceramente voglio sbloccarla. Sì, la voglio sbloccare. Ok. Allora, ultimo livello e poi tocca a te però, eh. Ok. Mamma mia, ragazzi, è il momento di sbloccare la nostra bambola di Squid Game. Sono troppo spaventato. Sai che ti dico? Mm-hmm. Se lei ti vede che ti muovi e muori, io mi prenderò questo iPad per giocare un altro gioco. Ehi, l'iPad dei giochi è tutto mio, non provare a eccola di nuovo, no, di nuovo lei. Fermati. Stop, stop, Squid Game. Ci siamo. Ah, mi sto girando. No, 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 no. Non ci posso credere. Sono stato ucciso dalla bambola di Squid Game. Che schifo, che schifo. Faccio io. Va bene, vai avanti tu, Ninna. Uomini tutoniti, toglietevi, devo passare. Andatevene via, che già abbiamo un mostro abbastanza cattivo da combattere. Esatto, uomini tutoni. Uomini tutoni, andatevene a casa. Matti, c'è l'uomo barba pietola. Ah, ok, lui non mi fa paura, sinceramente. No, fa ridere. Sì, l'uomo barba pietola. Cioè, non è che faccio molto ridere, perché ora ti faccio vedere la faccia, intanto vinco. Stava così. Fa ridere come faccia. Ah, ok. Dai, Ninna, sbloccaci questa bambola di Squid Game. Fagli vedere chi sei. Ok. 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 Vai. Sì. Ma stai diventando il Grinch? Sì, sì, sì. Ah, no, no, non è il Grinch. Sì, è il Grinch. È il Mister Muscolo. Mister Muscolo. Come si chiama? Mi viene in mente il nome. Mister Ranocchio. Ranocchio coccodrilloso. Vai. Ah! Vai. Oh, aspetta, secondo me prendo 10 su 10. Secondo me prenderei un 10. 10. Va bene, ci siamo quasi. Vediamo. No, ancora niente. Praticamente al prossimo livello, Ninna, sbloccherai un'altra parte della bambola di Squid Games. Sì, perché io sono brava. Ma tu hai mai giocato agli Squid Games? Sì, ovvio, su Ninna e Matti. Oh, su Ninna e Matti nella vita reale. Esatto, oh. Che è meglio del videogioco. Dovete sapere che io e Ninna siamo i campioni degli Squid Games. Uh-huh. Perché noi siamo fortissimi e combattiamo contro un gatto. Un gatto alieno vs gatto. Alieno, ma non c'è, ma che... paragone, non, ma... c'è paragone. Ma l'hai devastato. Cioè l'hai distrutto in modo estremo. Sai che ti dico? Mm-hmm. Ok. Che cosa stai per fare, Ninna? Che versione è questa? Ninna's Pro Gamers. Ah, ti faccio vedere, questo si chiamerà il livello tutto sbagliato. Guarda, rosso, no. barile, boom, boom. Ma muori subito così. Barile e vai di scagnozzo arancione. Non mi piace. Barilone. Oh, una gamba! Una gamba? È la gamba della signorina. Come si chiama quella signorina? È la bambola di Squid Game. Sì, come si chiama? Ma si chiamerà Genoveffa. Che schifo, Ninna, sono un mostro bruttissimo. Quello sì che fa paura. Ma quindi l'hai capita questa cosa? Se tu sbagli e vai sul rosso, praticamente puoi trasformarti già un po' nella bambola, però non completamente. Allora vai, rifallo. Voglio avere la testa di Squid Game. Allora, Aki Wagi, Lomi Michelin.
Ancora Aghi. Ma che è la testa del Grinch? Ah no, il Grinch. Vediamo se riesco a beccarmi il braccio della bambola. Vediamo. No, ancora no. Ancora niente. La gamba? No. Niente. Va bene, sono un mix tra Aghi e il Grinch? Sì. E l'omino Michelin. Oh, distrutto! Wow. Senti, io questo me lo giro perché è scomodo. Io me lo metto davanti, così che almeno vedete anche il mio torero, perché io sono un toreritos. Vai. No, ok. Allora, io farò un'altra strategia. Cioè? Sbagliato. Cosa stai facendo, Nina? Guarda! Giusto? Sbagliato, guarda il mio braccio! Oh, è la maschera, è anche la gamba! Hai sia la... No, la maschera poi, la manica, che maschera? Non mi ricordo cosa dovevo prendere. Hai il braccio di Squid Game. Sì, è anche la gamba. È anche la gamba di Squid Genoveffa Game. Genoveffa si chiama. Ah, di Genoveffa. Mamma mia, che mostro! Sembra un gatto con il body e le cose di Agiwagi. Fa davvero schifo. Comunque ci manca solamente la gamba della Squid Game Nara. Non so come chiamarla. Genoveffa. Ma fa schifo Genoveffa come nome. Andiamo a vedere. E infatti, guardate, è confermato. Il prossimo personaggio sarà proprio lei. E quindi Kissimissi, scusa? Kissimissi probabilmente arriverà dopo la bambola di Squid Game. Voi continuate a seguirci cliccando sui video che sono comparsi in questo momento. E noi ci vediamo nel prossimo video di Ninna & Matt It's Games. Ciao. Ciao.